Dal 1977 al 1983 va in onda il venerdì sera Portobello. È un programma di Rete 2, un varietà serale con giochi, quiz, rubriche, e a condurlo c'è quest'uomo, Enzo Tortora. Signore, signori, grazie, buonasera a tutti. Il programma è uno dei più grandi successi della rete e l'idea è molto semplice. Proponendosi come una specie di mercatino delle pulci, esattamente come il Portobello Road di Londra, Tortora vende oggetti di ogni tipo arrivati in redazione, spesso per finanziare opere di bene. È arrivata all'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Globalmente, totalmente, siamo a questa cifra. 3 miliardi 470 milioni 781 572 lire. Negli anni Tortora raccoglie intorno al suo programma un grande pubblico e Portobello diventa un appuntamento fisso per 22 milioni di italiani ogni venerdì sera. Si tratta di un vero successo e farà la storia della televisione italiana. Ma drammaticamente non è questa la storia che dobbiamo raccontare. Enzo Tortora è stato riconosciuto colpevole di spaccio di droga, ma anche di associazione a delinquere di tipo mafioso. Tortora, Enzo Claudio Marcello, alla pena di anni 10 reclusione, 50 milioni di multa. E cittadini insospettabili come il noto presentatore televisivo Enzo Tortora. La storia di oggi quindi è la storia di un crimine, la storia di un uomo che è stato portato alla sbarra per reati seri, ossia spaccio e associazione a delinquere di stampo camorristico. Quindi sarebbe una normale storia di criminali, ma il problema è che Enzo Tortora, come verrà fuori, era completamente innocente da ogni accusa. Ma l'accanimento, il calvario giudiziario, ma soprattutto mediatico, perpetrato per anni nei confronti di Enzo Tortora da parte della magistratura e da parte degli sguatteri della pubblicistica, è uno dei più grandi esempi di macelleria giudiziaria e giustizialista di questo paese. Quindi in realtà sì, questa è la storia di un crimine, solo in una maniera un po' diversa. Sigla e vediamo cosa è successo. Come al solito, un po' di storia. Chi è Enzo Tortora? Genovese, del 28, Enzo Tortora è un personaggio fuori dal comune. Inizia la sua folgorante carriera televisiva proprio in Rai, all'inizio degli anni 50. È un periodo di entusiasmo, di grinta, e Tortora si fa subito valere come autore e presentatore, sia nella radio che nella televisione, collaborando a programmi sempre più prestigiosi. Programmi come Campanile d'Oro, Primo Applauso, Canzonissima, fino a presentare l'edizione di Sanremo nel 1959. Quindi stiamo parlando di un personaggio colto, intelligente, spiritoso, ma soprattutto una persona difficile da gestire, per il fatto che non tiene a freno la lingua, in realtà la penna. Tortora infatti non è soltanto un presentatore, un uomo di spettacolo, ma è anche un giornalista che collabora per tanto tempo con La Nazione e il Resto del Carlino, occupandosi molto spesso di politiche e attualità. Questo l'ha portato, nel corso della sua carriera, a lasciare dei commenti piuttosto avvelenati. Per esempio, a proposito di Emilio Fede, commentando una serie di indiscrezioni sulla natura clientelare della famiglia della moglie, ben radicata negli ambienti della TV, Tortora definisce Fede come un genero di prima necessità. Sull'onorevole Fanfani, democristiano già presidente del Senato e del Consiglio, Tortora lo definisce come il trionfo del feto medio. Prende di mira anche Furio Colombo, importantissimo politico, giornalista e professore di comunicazione a Bologna. Tortora scrive di lui: Colombo è maestro nell'insegnare proprio quel che non sa fare. La tecnica del suo linguaggio è pessima. L'avete mai visto intervistare qualcuno? No, ringraziate Dio. È un personaggio bello tosto, e con la dirigenza della Rai la lotta sarà costante. Il primo grande scontro arriva nel 1962, quando durante una sua trasmissione Alighiero Noschese, un grande imitatore, fa un'imitazione dell'onorevole Fanfani, all'epoca presidente del Consiglio. La cosa non piace alla dirigenza della Rai, e allora si comincia a cercare qualche testa tra dirigenti e responsabili da far cadere per questo enorme affronto. Ma è a quel punto che arriva Tortora e dice: «Io ho permesso questo, prendetevela con me». E lo cacciano. Ma Tortora cade in piedi. Comincia a lavorare per la televisione svizzera. Conduce programmi radiofonici ancora di enorme successo, come Il Gambero su Radio 2, tornando quindi in seno alla Rai. Dal 65 in poi presenta La Domenica Sportiva, trasformandolo nel format che è ancora oggi. Ed è proprio con Tortora che la moviola diventa un elemento importantissimo per l'analisi calcistica. Ovviamente il sangue acido con la Rai non si addolcisce, e nel 1969 viene licenziato di nuovo in seguito a un'intervista su Oggi, dove definiva la Rai come un jet colossale guidato da un gruppo di boy scout che si divertono a giocare con la tastiera, ma condannati a schiantarsi sulle rocce. Ho già detto che era un tipetto?
Tortora torna a lavorare nella televisione svizzera, conducendo programmi come Si Rilassi, dove ospita personaggi importantissimi che gli porteranno, come al solito, grande successo. Beh, questo lo vedremo nel corso della trasmissione che si preannuncia, come avrete ascoltato, della reattività del soggetto. Piuttosto interessante. Imbarazzante. La prego? Imbarazzante. Si Rilassi, questo è anche il titolo e devo ricordarlo sul paziente. Signor Tortora, permette? No, per il momento no. Devo presentarla, è già comparsa la sua firma. Paolo Villaggio, su, alla sveltina. Ma è in questo periodo che lavora più attivamente come giornalista, coprendo gli eventi più importanti di quegli anni. E ricordate, sono gli anni di piombo. E molto spesso le sue posizioni saranno molto in contrasto con le posizioni dei grandi intellettuali di sinistra. Per esempio, era stato uno dei pochissimi a opporsi alla famosa lettera aperta firmata da centinaia di intellettuali che andava a denunciare il commissario Calabresi come il responsabile dell'omicidio dell'anarchico Pinelli. Questo atteggiamento gli portò non poche inimicizie. Ma evidentemente Tortora, un uomo di destra, un borghese liberale, a quanto pare erano dei pochissimi professionisti, bravi e famosi, che avevano deciso di permettersi questo rigore intellettuale e morale. Ma il vero evento che lo consacra nel pantheon della televisione italiana arriva nel 1977, con l'arrivo di Portobello. Il gioco del nostro pappagallo. Coraggio, chi ci prova? Come abbiamo già detto in questo programma, Tortora vende in diretta tutta una serie di oggetti e i ricavati spesso vengono investiti per opere di bene. Famosa certamente la raccolta dei 4 miliardi di lire per la ricerca sul cancro, opera che gli varrà il titolo di commendatore, ma degna di nota è anche un'importante raccolta per sostenere le comunità dei terremotati dell'Irpinia. Ma non c'è solo questo, ci sono anche quiz, giochi e soprattutto un numero enorme di personaggi fuori dal comune, per esempio grandi inventori. Questa è nuova, adesso, devo dire, questa è assolutamente inedita, non l'ho mai vista. Mentre le lame girano, la frutta viene tagliata. Sì. Poi per eliminare fuori il sugo, bisogna metterla sulla centrifuga. Metta sulla centrifuga. Adesso. Vediamo che cosa succede. Abbiamo messo un tubo. Apra la spina, per carità. Signore e signori, è Barbera, favoloso! Ma ci sono anche dei geni contemporanei. Io propongo di aprire una finestra in Valpadana, in quanto la porta ce l'abbiamo già. Ma in che modo aprire questa finestra? Innanzitutto vediamo in che punto aprirla. La prego. C'è un solo punto dove aprire la finestra. Qui, sul passo del Turchino, signori. Spianare il passo del Turchino. Mi scusi, sono di quelle parti. Lei cosa intende spianare il passo? Spianare? Sì, che cosa intende per spianare il passo del Turchino? Abbassarlo sino al livello del mare. Senza tutte quelle curve. Mi perdoni se insisto, c'è forse un pizzico, ma ci abita della gente, credo. Sì, abita circa 4.000 persone che potrebbero benissimo farle spostare. Ma lei ci va al Turchino qualche volta? Tutti gli anni. È ben visto? Direi di sì quando non parlo del Turchino. Il programma è un successo straordinario. 22 milioni di telespettatori ogni venerdì sera. Quindi quello che abbiamo davanti è un personaggio ricco che negli anni 60 guadagnava circa 2 milioni di lire al mese, con il cambio di oggi circa 20.000 euro al mese. Un personaggio famosissimo, seguito da milioni di persone ogni venerdì sera, e un personaggio odiatissimo dalla dirigenza Rai, dai colleghi, dagli intellettuali e da una grande corte di uomini dell'informazione, mettiamola così. Ed è su quest'uomo che si scatenerà un inferno giudiziario. Prima di continuare, non possiamo non parlare dello sponsor di oggi, Gimme 5. Molti di voi lo conoscono già, ma per chi non ne sapesse niente, Gimme 5 è un'applicazione di investimenti studiati per noi giovani, per permetterci di crearci un gruzzolo, piccolo o grande che sia, per i nostri progetti, piccoli o grandi che siano. Al posto di essere un'applicazione che ti permette di guadagnare miliardi di euro veramente euforici, Gimme 5 è un'altra cosa. Infatti funziona su un sistema di accantonamento. Noi quindi accantoniamo le nostre pecunie su Gimme 5 e Gimme 5, investendole, si attiva per farle crescere. Quindi funziona così. Noi decidiamo quanto mettere su Gimme 5 ogni quanto, se farlo una volta al mese o solo quando ci capita, veramente non c'è impegno. Poi scegliamo uno dei tanti fondi di investimento che ha Gimme 5. Gimme 5 ci dice qual è il più rischioso, qual è il meno rischioso, come funziona, perché ci tengono sempre per mano, e da lì in poi ci si attiva per far maturare questo bel gruzzolettone.
Di fatto, quindi, Gimme 5 offre un servizio di risparmio personalizzato sulle nostre esigenze, su quanto vogliamo spendere, quanto vogliamo rischiare e che cosa vogliamo farci con quei soldi. Se è una cosa piccola come un regalo per la nonna, una cosa media come una vacanza, o una cosa grossa come comprare una casa. O una cosa bella come il mio nuovo romanzo. Ah, vi dico, personalmente io ho due obiettivi di risparmio con Gimme 5. Il primo è un fondo pensione, quindi è investito in un fondo di investimento un po' più rischioso perché va più in là nel tempo. Mentre l'altro invece è una specie di salvadanaio per le emergenze, lì invece è molto meno rischioso. Ah, una cosa, io ho detto giovani perché tipicamente sono i giovani quelli che non hanno una lira, ma con Gimme 5 si può iniziare ad accantonare con pochissimo, appunto anche soltanto con 5 euro e... tutti quanti ovviamente possono partecipare. Ah, tra l'altro, in questi giorni c'è stato il lancio della nuova applicazione. Adesso è molto più facile più usare, più smart e molto più figa. Ah, un'ultima cosa, visto che basta pochissimo per cominciare, facciamo così. Se per caso utilizzerete il mio codice sconto GioPizzi5 e utilizzerete il link che c'è qua sotto in descrizione, potrete avere 5 euro di benvenuto per iniziare appunto il vostro progetto di accantonamento. Quindi io lo uso. È pratico, è facile, è utile e è la cosa giusta da fare. Quindi, Gimme 5! Accantona quei soldi! Quindi per Tortora le cose vanno avanti come al solito, fino al 16 giugno del 1983, quando riceve tutta una serie di telefonate strane. Sono dei giornalisti che gli dicono che, secondo un bollettino dell'ANSA, c'è una grande operazione della magistratura contro la nuova camorra organizzata e che lui, Tortora, è coinvolto. E allora Tortora fa, sì certo, come no, Tortora, Tognazzi, Vianello vanno per ordine alfabetico, ciao, 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 ciao. Non la prende sul serio, pensa che sia uno scherzo. Ma alle 4 di notte del giorno dopo, bussano alla sua porta. Tortora si alza, va ad aprire e si trova davanti uno squadrone di carabinieri. Quelli sciamano in casa, lo afferrano e lo portano via. Immediatamente le immagini dell'arresto di Tortora fanno il giro del paese. È accusato di spaccio e associazione a delinquere di stampo camorristico. E fin da subito la macchina del fango, spinta dalla magistratura e dai giornalisti, comincia a insozzare Tortora come il peggiore dei criminali. Sentivo delle voci fuori dalle finestre della caserma, sentivo che si andava addensando un gruppo, un gruppetto, poi un gruppone di persone che urlavano: i fotografi, facciamo i flash, tutto è pronto, non è ancora arrivata la macchina. Che macchina, dicevo? Era il carro della televisione italiana. Quando tutto fu pronto, quando lo squartamento pubblico fu approntato, quando arrivò il boia con la cinepresa, io vidi che il carrozzone era stato fatto sadicamente sostare a molti metri dalla porta della caserma, di modo che l'uomo in manette comparisse in tutta la sua impietosa evidenza. E ricordo ancora dei, mi ripugna a chiamarli colleghi, degli uomini che affannosamente, gridando il primo piano, volevano cercare e inquadrare i polsi, che io non nascosi come non nascondo adesso, e in mezzo a grida tremende ricordo mascalzone, assassino, camorrista, hai rubato, era giusto che finissi così, un linciaggio verbale che io attraversai con un'angoscia, con un gelo infinito. Ricordo sullo sfondo, ecco sì, c'era una donna, forse solo una, che piangeva. La notizia è golosa e i giornalisti fanno di tutto per dipingere Tortora come un mostro, un essere orrendo, e per farlo danno il meglio di sé. Il Messaggero: Tortora confessa, ammette solo ero amico di Turatello, il boss camorrista. Falso. Collacciani su Il Tempo: l'eroe televisivo Enzo Tortora rivela una calma addirittura sospetta al momento dell'arresto. Le labbra mosse con flemma, i muscoli del collo e della faccia tirati e la voce compassata sembrano voler ricordare e riprodurre a tutti i costi il personaggio del piccolo schermo amato dalle massaie. Greco su Il Giorno: dosando con grande mestiere, indignazione e sbigottimento, ha retto bene la parte della vittima innocente. Mastro Giacomo su Repubblica: anche perché lo spaccio operato da Tortora non consisteva certo in stecchette o bustine, ma in partite di 80 milioni a botta e ancora pranzi e cene con noti e meno noti camorristi, incontri segreti, rapporti, inchieste, raccomandazioni, suggerimenti, appalti. Giglio sul Secolo XIX: povero Enzo Tortora, chissà quale debolezza di un momento l'ha trascinato in questo gorgo.
Compagnone, sul secolo XIX. Tortora non può, non deve diventare un simbolo. Egli è solo uno dei tanti, tantissimi, pessimi esempi dell'italiano che, sotto la lacrimuccia televisiva, nasconde il suo ardore per il danaro. E quindi è disponibile a tutto. Visintin, Corriere della Sera. Ligure spendaccione, attore portato all'esibizione, umorale, votato alle opere di facile popolarità, incline a un'affettazione non lontana dall'effeminatezza, moralista, e ora colpito da un'accusa che di colpo fa traballare ogni sua credibilità morale. Ci si mette di mezzo, anche drammaticamente, Camilla Cederna, un'importantissima giornalista che aveva difeso tempo fa con forza e ragione Valpreda, accusato di essere uno degli autori della strage di Piazza Bologna, e che aveva litigato con Tortora per la questione del commissario Calabresi. Scrive di Tortora: «Mi pare che ci siano gli elementi per trovarlo colpevole. Non si va ad ammanettare uno nel cuore della notte se non ci sono delle buone ragioni. Il personaggio non mi è mai piaciuto e non mi piaceva il suo portobello. Mi innervosiva il pappagallo che non parlava mai e lui che parlava troppo». Sì, un bel cappottino. Insomma, si può sapere cosa diavolo è successo? È successo che il 17 giugno dell'83 i magistrati di Persia e di Pietro hanno dato inizio a una retata del secolo, come verrà definita. 856 ordini di arresto, un colpo durissimo contro la nuova camorra organizzata, si racconta. Qualcuno fa notare che questa maxi operazione in tutta Italia, fatta 9 giorni prima dalle elezioni politiche, è un tantino sospetta, soprattutto in un periodo in cui la magistratura e il governo sono accusati di grande inefficienza e grande sciatteria. Ma perché Tortora? Cosa c'entra? Ci sono delle prove? Delle intercettazioni? No. La testimonianza dei due camorristi, Giuseppe Pandico e Pasquale Barra. Due parole su questi signori. Pandico è un uomo semplice, è in carcere dal 70 perché nel suo comune d'origine doveva cambiare un documento, un attestato di nascita, però l'impiegato che gli stava facendo il documento ci stava mettendo un po' troppo e Pandico gli spara. Arriva un altro uomo per soccorrere l'impiegato e Pandico spara anche a lui. È pregiudicato per calunnia, omicidio del padre, avvelenamento della madre, della fidanzata e secondo le cartelle dei manicomi è un personaggio paranoico, schizzoide, dotato di una personalità aggressiva fortemente condizionata da manie di protagonismo. È soprannominato Opaz. Pasquale Barra invece è un personaggio un tantino meno posato. Autore materiale di 67 omicidi, è particolarmente famoso per l'efferatezza delle sue uccisioni, commesse spesso in carcere. L'omicidio più famoso è sicuramente quello del boss Francis Turatello, nel carcere di massima sicurezza di Nuoro. Barra lo lega a una sedia, lo squarta con dei coltelli, gli strappa cuore e fegato e se li mangia. Lo chiamano O Animal. Un amico, quindi O Paz e O Animal accusano Tortora di essere un loro complice. In realtà la cosa va così. O Paz, che come O Animal è un pentito, deve fare tutta quanta una serie di nomi per ottenere una serie di sconti di pena. È così che funziona il sistema dei pentiti. E in una lunga lista, al 60° posto, mette proprio Enzo Tortora. Barra, O Animal, non fa il nome di Tortora. Non lo fa al primo interrogatorio, né al secondo, né al terzo, né al quarto. Lo farà invece al 14°, quando i magistrati gli presentano la lunga lista di Pandico, O Paz, e dicono: lei conosce qualcuno di questi? E O Animal, che anche lui deve avere degli sconti di pena, dice: ah certo, Tortora, come no? Tortora è uno dei nostri, sicuramente. Che c'è per cena? E Barra si inventa una storia meravigliosa. Tortora, cacciato dalla Rai, spacciava per Cutolo, il boss. Poi, iniziato la camorra con tanto di patto di sangue e prendendo 80 milioni di lire a botta, ha poi fatto la cresta. Bisognava ammazzarlo, ma Cutolo lo ha salvato. Stupendo. Su questa frottola enorme, fatta da un criminale, che fregherà poi lo Stato in una maniera eccellente, i procuratori Lucio Di Pietro e Felice Di Persia imbastiscono tutta l'inchiesta e soprattutto l'accusa a Tortora. Inutile dire che i magistrati diventano i beniamini della stampa, perché il fatto di aver arrestato un personaggio così famoso è la cartina di tornasole dell'inchiesta. Vuol dire che la giustizia non si ferma davvero davanti a nulla. Su Il Giorno, Moncalvo scrive dei due magistrati: scrupolosi, seri, prudenti, stimati. Firpo, Corriere della Sera: esemplari per zelo e disprezzo del rischio, che ascoltano, registrano, controllano e agiscono poi di conseguenza. Sandulli, Il Tempo: meritano un convinto elogio per la silenziosa opera preparatoria, il coraggio e l'efficienza.
e anche gli stessi magistrati di Pietro e di Persia scrivono di loro, del loro operato professionale. Non potevamo avere occhi di riguardo. La notorietà non significa impunità per nessuno. Indubbiamente la presenza di Tortora in questa indagine ha sorpreso tutti, anche noi, e su di lui siamo andati molto cauti, ma possiamo affermare ora che abbiamo molto di più delle testimonianze dei due pentiti. Non era vero. Di nuovo, l'unico motivo per cui ora Tortora sta facendo il carcere preventivo sono le testimonianze di Ovaz e Oanimale, ma non ci sono altre prove. E tra l'altro le due case di Tortora, una persona accusata di essere un camorrista spacciatore, non verranno mai perquisite. E intanto sui giornali e sulla televisione continuano a girare le immagini di Tortora in manette, e più fango viene gettato su Tortora, definito come camorrista, più l'inchiesta diventa importante, e più l'inchiesta diventa importante, più si dà valore all'operato della magistratura e del governo. Intendiamoci, la maggior parte delle persone arrestate in questa maxi inchiesta viene rilasciata poco dopo, tra casi di omonimia, arresti fatti per sbaglio e altre robe. Ma comunque il fatto che Tortora sia un mostro coinvolto nell'inchiesta è politicamente molto vantaggiosa per la magistratura e per lo Stato. Sono pochissimi quelli che hanno il coraggio di andare contro l'opinione della macchina del fango, o meglio, l'opinione pubblica. Ma sono tutti personaggi noti di estrazioni super diverse. Ci sono Piero Angela, Indro Montanelli, Giorgio Bocca, che lo definirà il più grande episodio di macelleria giudiziaria di questo paese, ma anche Leonardo Sciascia, che sul Corriere scrive: «È facile, scampanando retorica e solleticando un malsopito plebeismo, far apparire una vittima come un privilegiato». Ma soprattutto Enzo Biagi, con un famoso editoriale intitolato «E se Tortora fosse innocente?». Intanto in carcere Tortora sta passando l'inferno. Vede costantemente in televisione la sua immagine distrutta, fatta a pezzi con delle balle spettacolari. Viene a sapere dei reati che gli sono contestati non grazie ai suoi avvocati o dal pubblico ministero, ma dai telegiornali. Viene sospeso dall'ordine dei giornalisti, viene accusato di essersi intascato i fondi raccolti per i terremotati dell'Irpinia. E in tutto questo non c'è neanche una prova, niente. Tutte quante le persone con le quali lui avrebbe dovuto avere dei rapporti per essere un importante camorrista, o queste persone non esistono, o era impossibile fisicamente che lui avrebbe potuto in qualche modo avere dei rapporti con loro, oppure queste persone interpellate lo scagionano. Il famosissimo boss Cutolo, il grande boss con il quale Tortora avrebbe dovuto avere chissà quale rapporto per lo spaccio che lo aveva difeso, quando interpellato dice di Tortora: «No, io non conosco Tortora, cioè sì, lo conosco perché lo vedo in televisione, ma no, non è certo mio amico». E questa cosa non importa niente a nessuno. L'unica prova indiziaria, o meglio l'unico indizio, è l'agendina di un altro camorrista, questa volta chiamato O Giapponese. Ecco, nell'agendina di O Giapponese c'è il nome di Tortora, legato a un numero di telefono. La magistratura non controlla che quello non sia il numero di telefono di Tortora, ovviamente non lo è, ma soprattutto viene fuori dopo che lì non c'è scritto Tortora, ma Tortona! Ed è una sartoria. E dopo sette mesi di carcere preventivo, Tortora, il 17 gennaio del 1984, viene spedito, libertà, no, ai domiciliari. Ma la cosa veramente importante da notare qua è che Tortora si rende conto di stare diventando un simbolo, di stare portando avanti un'importantissima lotta politica, quella vera. E infatti questa volta è la politica a bussare alla sua porta. È Pannella, dei Radicali, che gli consiglia di candidarsi alle europee di quell'anno proprio con il suo partito. Tortora accetta e il 17 giugno, a un anno preciso dal suo arresto, ottiene 451.000 preferenze, più di Pannella, e diventa parlamentare europeo. Per portare questa ingiustizia, il giustizialismo, la macchina del fango, il sistema inquisitorio criminale della magistratura e il carcere preventivo proprio nel cuore dell'Europa. Il pubblico ministero di marmo dirà che Tortora è stato eletto dai camorristi. Ma le indagini vanno avanti e il 17 settembre del 1985 Tortora viene riconosciuto colpevole in primo grado. Tortora Enzo Claudio Marcello alla pena di anni 10 reclusione e 50 milioni di multa. Enzo Tortora è stato riconosciuto colpevole di spaccio di droga, ma anche di associazione a delinquere di tipo mafioso. Avvocato Della Valle, una sentenza molto dura, mi pare. Credo che oggi sia stato commesso il più grave errore giudiziario della storia del nostro paese. Tortora viene condannato a 10 anni. Tra i vari motivi, anche l'aumento dei pentiti che lo accusano, che sono arrivati a quota 19. E accade qualcosa di assurdo.
Tortora, volendo mantenere fede alla durissima lotta politica, ormai conscio di essere un simbolo, decide di rinunciare all'immunità parlamentare e si consegna in grande stile a Milano, accompagnato dai radicali e messo ai domiciliari. La lotta continua e Tortora non si arrende. Per tutto questo tempo, nonostante il fango e l'inquisizione, Tortora non cederà una sola fibra del suo temperamento e lo dimostrerà fino all'ultimo. Io vi dico, sono innocente, lo grido da 3 anni, lo gridano le carte, lo gridano i fatti che sono emersi in questo dibattimento. Io sono innocente, io spero dal profondo del cuore che lo siate anche voi. Grazie. Alla fine, soltanto dopo un altro anno di inferno, il 15 settembre dell'86, Tortora viene assolto da ogni accusa alla Corte d'Appello di Napoli. Secondo il tribunale, i pentiti hanno mentito solo per ottenere una serie di sconti e vantaggi. Nessuno dei magistrati che stritolarono Tortora ingiustamente saranno processati o avranno ricadute professionali, tutt'altro. Di Pietro diventerà prima procuratore nazionale antimafia e poi procuratore generale a Palermo. Di Persia, oggi in pensione, rimane fino a ieri membro del Consiglio Superiore della Magistratura, l'organo di magistrati che controlla gli altri magistrati. In tutto questo, Tortora non avrà mai alcun risarcimento. Nessun giornalista, procuratore o opinionista chiederà mai scusa a Tortora. Solo Giovanni Melluso, il terzo camorrista ad accusare il presentatore nel 2010, avrà la decenza di chiedere scusa ai familiari. Ma ciò che conta è che Tortora, ormai libero e vittorioso, torna finalmente a Portobello e, accolto da scroscianti applausi, pronuncia una frase che rimarrà per sempre nella storia della televisione italiana. Dunque, dove eravamo rimasti? Potrei dire moltissime cose e ne dirò poche. Una me la consentirete. Molta gente ha vissuto con me, ha sofferto con me questi terribili anni. Molta gente mi ha offerto quello che poteva. Per esempio ha pregato per me e io questo non lo dimenticherò mai. E questo grazie a questa cara, buona gente dovete consentirmi di dirmelo. L'ho detto. E un'altra cosa aggiungo. Io sono qui e lo so anche per parlare per conto di quelli che parlare non possono. E sono molti e sono troppi. Sarò qui, resterò qui anche per loro. Ed ora cominciamo, come facevamo esattamente una volta. Pochi mesi dopo, un tumore ai polmoni lo aggredisce. Enzo Tortora si spegne la mattina del 18 maggio del 1988. Ora, noi sappiamo oggi che Tortora è stato tenuto all'interno della maxi inchiesta, trattenuto dentro il carcere, non tanto perché fosse ragionevolmente colpevole o perché ci fossero degli elementi che comprovavano il suo coinvolgimento, ma soltanto per dei motivi politici da parte della magistratura, che ha abusato del suo potere per tenerlo dentro. Ma chi è che lo ha portato dentro veramente, sul serio? Voi direte, vabbè, Pandico e Barra e tutti quanti gli altri testimoni perché erano pentiti e volevano degli sconti di pena, quindi l'hanno denunciato. Certo sì, è vero, ma in realtà c'è un'altra motivazione ed è straordinaria. Praticamente, in galera, Pandico guardava Portobello, guardava Tortora e lui, o forse il suo compagno di cella, vabbè, avevano fatto dei centrini. No, proprio i centrini da tavola, quelli che hanno le nonne sui tavoli. Ecco, Pandico prende questi centrini che ha fatto e li spedisce alla redazione di Portobello perché vuole vedere Tortora vendere questi centrini. Ma la RAI drammaticamente li perde questi centrini. E allora Pandico scrive, comincia a mandare delle lettere: dove sono i miei centrini? Dottor Tortora, dove sono i miei centrini? E la RAI dice: guardi, mi spiace, abbiamo persi, ecco un bel rimborso da 800.000 lire. E questa cosa a Pandico, detto Paz, che non può vedere i suoi centrini venduti da Tortora su Portobello, a Pandico detto Paz, che è pazzo, lo manda fuori di Cotenna. E così comincia a mandare a Tortora delle lettere sempre più assurde, sempre più fuori di testa, sempre con il tentativo di estorcergli chissà che cosa. E alla prima occasione, quando i magistrati gli dicono senta quali sono i suoi collaboratori, Pandico Paz dice: Tortora, Tortora era un mio collaboratore. E così comincia la sciarada. Quindi, che storia abbiamo visto? Una storia grottesca, certo, ma anche una storia di ingiustizia, in cui non è che la magistratura ha sbagliato,
gli elementi della magistratura coinvolti hanno abusato dei loro strumenti per potersi legittimare politicamente ai danni di un puro e semplice innocente. È una storia di gelosia, di crudeltà, di invidia, in cui centinaia, migliaia di giornalisti, colleghi di Tortora, pur di vederlo distrutto, fatto a pezzi, per potersi vendicare del suo successo, hanno raccontato le cose più assurde, dalle più incredibili supposizioni a semplici, grandi e serene frottole. Ma è anche la storia di un uomo che si rende conto di essere diventato un simbolo per una battaglia politica molto importante, una battaglia politica contro il sistema inquisitorio della magistratura criminale, contro il carcere preventivo, contro il giustizialismo e la ferocia che nasce all'interno della plebaglia aizzata dagli sguatteri dei giornali e della pubblicistica. E oggi, anche grazie a Tortora, le cose sono diverse. Non c'è più il sistema inquisitorio della magistratura, è a metà col sistema accusatorio, in cui c'è la divisione tra giudice e accusa e le prove si costruiscono in dibattimento in contraddittorio con la difesa. Quindi sì, le cose sono diverse perché sono diverse, ma non è che finisce qui. Ancora oggi i temi sono molto importanti, dobbiamo farci molte domande importanti sulla responsabilità dei giudici, dei magistrati, che hanno uno dei poteri più importanti all'interno di un paese democratico come il nostro, ossia disporre della vita di un cittadino. Attenzione, passa un abisso tra dire bruciamo i giudici a i giudici hanno sempre ragione. Ci vuole un compromesso fondamentale che ancora oggi ci è difficile solo discuterne. E altre domande sul sistema carcerario, sui diritti dei carcerati, sulle condizioni dei carcerati. Provate a informarvi sull'associazione Antigone per vedere quante persone ogni anno vengono incarcerate ingiustamente, quanto male fa una roba del genere e come vengono trattati i carcerati. Un paese si misura dal modo in cui vengono trattati i suoi ultimi, i suoi carcerati. Ma è comunque una storia meravigliosa e sono tanto contento di averla raccontata. Vi ringrazio infinitamente ragazzi per avermi seguito, veramente è stato un grandissimo piacere questa volta. Vi ricordo che qua c'è il mio romanzo, Rapaci, un romanzo fantapolitico uscito con la Mondadori di recente, e lo trovate qua sotto in descrizione insieme a Gimme 5. E vi ringrazio infinitamente per avermi seguito. Se volete lasciare un commento, un mi piace per darmi una mano, mi fate un enorme favore. Noi ci becchiamo molto presto e come al solito, peace out. Ma guarda che peccato, il tempo è già volato, che peccato, un'ora è un baleno, ti scappa come un treno, che peccato, nel mio cuore sento che è nato un sentimento, conoscerti, incontrarti è stata una fortuna.